Buongiorno a tutti, siamo qui con Anita Pirovano, presidente del Municipio 9. Allora, attualmente appunto in biblioteca qui a Dergano è allestita la mostra fotografica Vite Spezzate, dove appunto diversi studenti hanno avuto occasione di visitare, grazie alla sezione Ampi di Dergano, che ha promosso l'iniziativa, in un quartiere ricco di storia della Resistenza. Qual è il punto di vista tuo e quali iniziative pensi di proporre per sensibilizzare sempre di più la cittadinanza? Allora, questa è un'iniziativa secondo me bellissima e davvero utile perché in un luogo che è molto conosciuto e riconosciuto dal quartiere e dal municipio come luogo della cultura, quale luogo più della biblioteca, può avere questa funzione, i cittadini, in particolare i più giovani, grazie anche alla collaborazione degli istituti scolastici, possono venire, vedere, conoscere e sapere che cosa è successo nelle pagine più buie del Novecento, così da non poter ripetere gli stessi errori. E iniziative come questa, collegata alla giornata della memoria, collegata al 25 aprile, collegata alla festa della Repubblica, le portiamo avanti con continuità tutti i mesi dell'anno. Per questo, come municipio, abbiamo voluto fin dal nostro insediamento nel 2021 istituire una figura, il delegato alla memoria e all'antifascismo, che avesse proprio la priorità su queste tematiche, che sono tematiche assolutamente non anacronistiche, anzi importanti nel presente e nel futuro. E lo facciamo con la collaborazione dell'associazionismo, in particolare dell'Ampi, ma anche dell'ANED. E con Ampi di Dergano voglio ricordare un'iniziativa molto bella, che è quella delle letture della Resistenza, un'iniziativa che abbiamo chiamato 25 aprile tutto l'anno, perché il 25 di ogni mese c'è in un luogo diverso del municipio, all'aperto, in un giardino, una lettura che è dedicata proprio all'attualizzazione dell'antifascismo, quindi tanti temi, la parità di genere, la cultura ecologica ambientale, il rispetto di tutti e di ciascuno, perché noi dobbiamo sempre tenere bene a mente che l'antifascismo significa declinare questi valori sulle ingiustizie, le disuguaglianze, i problemi che attraversano il presente. Mi riallaccio proprio a questo per dire appunto che Vite Spezzate è anche un lavoro collettivo che si compone di una serie di testimonianze e racconti, accompagnati appunto da questo reportage fotografico da me curato nei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Cosa ti ha colpito di più? Allora, io penso che le immagini, le bellissime fotografie che costituiscono questo reportage, insieme alle testimonianze, che sono pagine di un libro importante, che sono parole che portano appunto la voce di chi la vita l'ha perduta nella maniera peggiore, più terribile e più ingiusta, abbiano una grandissima capacità ed efficacia nell'aiutarci a comprendere che dietro quei milioni di morti c'erano delle persone, c'erano delle famiglie, c'erano delle vite che non dovevano interrompersi così e ci aiuta molto, credo, leggerle e guardarle, quelle immagini, a metterci nei panni, che è importantissimo, insomma, riuscire sempre a mettersi nei panni degli altri, anche quando sono dei panni così scomodi e difficili. Grazie di questo importante contributo. Grazie per questa opportunità.